Cucina con lo Chef, stiamo per cominciare, sì, sempre qui dai nostri studi di Guglionesi. Questi fiori, perché ci sono questi fiori qua? Intanto per ringraziare Angelo e Antonella Braccia, i nostri amici di Termoli che ci omaggiano sempre di questi stupendi bouquet. Ma c'è un ingrediente nella puntata di stasera che ha il colore di uno di questi fiori. Siete curiosi? Non cambiate canale, cominciamo subito. In Cucina con lo Chef. Collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Martarosa. Ben ritrovati ad In Cucina con lo Chef, un cordiale saluto da Gigi Di Simio. Oggi mercoledì, puntata 154 della sesta stagione del nostro programma. Siamo sempre qui nei nostri studi di Guglionesi, studi che ci diciamo sono stati allestiti dal nostro amico e partner Antonio Durbano, che saluto. Ciao Antonio, l'ho detto tante volte, lo ribadisco. Quando vuoi, noi siamo qui. Ci vuoi venire a trovare? Ci fa solo piacere. Nella puntata di stasera ospitiamo un'amica che è tornata a trovarci per un secondo ciclo di puntate lunedì, oggi è mercoledì e ce l'abbiamo ancora con noi. Ciao Elia. Ciao Gigi. Elia Festa da Fossalto barra Castropignano, perché tu sì. Tra casa e lavoro, cuoca e manager di cucina del ristorante Casa Molisana, ristorante di CTM, e giù a Castropignano sulla Bifernina. Come sì. stai? Bene, bene. Sei carica, sei pronta per la ricetta di stasera? Sì. Ti è piaciuta l'idea dell'anteprima? Sì, bellissima. C'è un ingrediente che ha, che è tutta tua creatività, che ha il colore di uno dei fiori che Angelo e Antonella Braccia ci hanno mandato. Allora, eccolo là. Allora, io leggo il titolo e poi tu ci spieghi tranquillamente che cosa ci preparerai e che cosa serve. Allora, la ricetta che Elia ci preparerà tra pochissimo è intitolata così: bocconcini di pollo allo zafferano, e qui il colore dei fiori, e tartufo nero macinato. Semplice. Però anche questo è un modo alternativo per mangiare, perché il solito bocconcino di pollo così magari può anche, non può attirare tanto, mamma mia. Invece con questa idea che hai avuto tu, a mio parere, e spero anche per chi ci segue da casa, secondo me funziona. Funziona, sì. Allora, per preparare la tua ricetta, elencaci un po' cosa ti serve. Allora, i bocconcini di pollo. Cioè, questo è petto di pollo tagliato a cubi, che è sempre il famoso fornitore dove voi vi servite. Tu sei molto puntigliosa, ti ha preparato insomma tu questa parte di petto di pollo che tu poi hai tagliato semplicemente a cubetti. Nello zafferano che già ho sciolto. Ecco, tu hai sciolto dello zafferano in acqua. Sì, una bustina di tartufo macinato nero. Tartufo macinato in questo caso. Sì, tartufo macinato nero, farina. Farina doppio zero. Farina doppio zero, anche zero va bene, solo per infarinare i bocconcini. Ah. E le spezie, prezzemolo, pepe, aglio e sale. Vai. Un po' di burro e un po' di infatti ho visto che tu hai già inserito nella padella una noce di burro e un po' di olio di oliva. Un po' di olio evo. Quindi tutte e due, burro e olio. Insomma, sapore. Beh, chiaro, però sai. Però non è tantissimo il burro. È chiaro che una noce di burro. Noi stiamo preparando una monoporzione. Però Elia giustamente ci ha mandato quelle che sono le dosi che noi manderemo poi sulla sigla finale, dosi che sono necessarie per sviluppare questo secondo, perché questo Elia mi confermi che è un secondo piatto? Sì, questo è un secondo, ma anche piatto unico. O piatto unico. Sì. Comunque sviluppato per quattro persone. Quindi la famiglia tipo, per cui chi volesse farlo, io vedo che tu mi hai scritto 800 grammi per quattro persone di 200 grammi a porzione. A testa. Poi c'è lo zafferano, un po' di cucchiaini, quattro cucchiaini di tartufo nero,
il burro, la farina, per infarinare i bocconcini. E poi naturalmente il sale, il prezzemolo. Un po' di spezie, sì. E quindi così. Senti. La farina. Adesso, intanto che tu stai facendo diventare bianchi di farina i tuoi bocconcini di pollo, ma noi in autunno ci siamo parlati, sei stata qui da noi, abbiamo parlato dei tuoi hobby, abbiamo parlato sì. anche della tua famiglia. Oh, purtroppo, per tanti motivi che non stiamo qui ad elencare, ma che tutti conoscono, la situazione attuale non è molto diversa da com'era, in autunno, purtroppo. Sì. Dimmi cosa ti manca, di continua a mancarti di più, delle cose che amavi fare. Dimmene una, quella di più. Quella di più mi manca il lavoro. Ah, più il lavoro? Sì. Ah, il lavoro. No, però io, allora, il fatto che ti mancasse il lavoro, diciamo che lo davo per insito, per scontato. Parlavo invece del tempo libero, del hobby, delle tue, diciamo, delle cose che ti piace fare quando appunto non lavori. Sì, adesso non posso più frequentare la piscina. Oh, vedi, io lo sapevo. Cioè, sì. tu ami andare in piscina, ti fai sì. le tue belle ami sì. ancora. Sì, ma purtroppo sì. quanto tempo è che non vai a nuotare? Hai perso il conto. È un anno. Più da o meno, sì. Da quando è cominciata la pandemia. Insomma. Sì. Quindi così, però piano piano speriamo che finisce tutto il più quest'estate presto. Hai deciso dove andare in vacanza? Ancora no, non sappiamo se possiamo andare ci in si vacanza, potrà andare. Speriamo di sì. Comunque in un bel albergo dove c'è una bella piscina. C'è una bella piscina, è vero, sì. per recuperare tutto quello perso in quest'ultimo anno. Sì. Va bene, quindi hai sporcato, così si può dire, di farina i tuoi bocconcini di petto di pollo e li stai cucinando sì. in padella con un po' di olio e un po' di burro, dove precedentemente avevi messo un po' di olio e un po' di burro, poi hai messo anche un po' di prezzemolo. Ho messo un po' di prezzemolo, un po' di pepe, sale e aglio, sempre in polvere. Ah, tu usi in questo l'aglio in polvere, il prezzemolo in polvere e anche naturalmente il pepe che è in polvere. Sì. E va bene. Quindi anche il pollo, tempi di cottura, ti piace cucinarlo? 15 minuti, sì. Il pollo deve rimanere morbido. Ah. E sono curioso di vedere in questa ricetta come entra, però non sveliamo, come entra il tartufo, insomma, perché sì. è anche lo zafferano. Sì, sì. Perché lo zafferano immagino che darà un colore giallo, sì. Diciamo lo caratterizzerà, sì. gli darà un'identità ben precisa. E poi con il tartufo macinato è un buon abbinamento. Un buon abbinamento, sì. Ah, quindi tartufo nero macinato e zafferano. Ma perché lo hai sciolto in acqua, Elia? Per ottenere il liquido che mi serve. Ah, quindi sì. ti serve una parte, diciamo, che poi giustamente è una pratica di cucina, sciogliere lo zafferano sì, nell'acqua. Sì. Eccolo lo qui. Lo zafferano va sciolto in acqua. Questa è un'altra eccellenza italiana, lo zafferano. Sì. Ah, ecco, vedi? Eccolo qui. Quindi dà quella colorazione, ma comunque anche a livello di gusto poi si percepisce. Si percepisce, sì, sì. Va bene. Elia, allora, tu prosegui con sì. questa fase di cottura e aggiungendo altro zafferano. Io dico agli amici che ci stanno seguendo, non cambiate canale, perché dopo la pubblicità vediamo come Elia completerà questa ricetta, bocconcini di pollo allo zafferano e tartufo nero macinato, e vediamo anche come ce la impianterà. In Cucina con lo Chef, Gigi e Elia tornano immediatamente. Elia, eccoci qua. Ecco. Allora, che bel colore i nostri bocconcini. Bellissimo. Di pollo, proprio un bel colore. Lo zafferano
ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro, sì. Siamo qui ad In Cucina con lo chef Gigi Di Simio e Elia Festa, eh? E Elia ci sta preparando. Aspetta che io devo necessariamente fare un riepilogo. Bocconcini di pollo allo zafferano e tartufo nero macinato. Sì. Ed eccoci qui. Sì. Cosa succede adesso? Sono i bocconcini, sono pronti, sono cotti. I bocconcini sono cotti. Tu adesso... aggiungo il tartufo macinato. Aggiungi il tartufo nero macinato. Ed è questa la caratteristica, insomma, sì, che gli dà quella, come si può dire, quel sapore deciso e caratteristico del tartufo. Del tartufo che sì, tu sì, mi dicevi nel break non si deve cucinare. Solo scaldare. Si deve solo scaldare, cioè deve aromatizzare i nostri bocconcini. Sì. Vero? Sì. E quindi, verissimo, infatti si è ben... sparso, come si può sì, dire, sì. Quindi così un colpettino, okay, siamo pronti. E adesso Elia ha scelto il piatto nero perché giustamente questo colore giallo intenso che il nostro e i nostri bocconcini di pollo sono diventati così per lo zafferano. Per lo zafferano anche questo piatto lì dove lavori tu, sì sì, è richiesto, molto richiesto, funziona, funziona, sì. Quindi è un... ma è anche semplice da preparare a casa, è semplicissimo, insomma, veloce. È veloce, molto veloce. È una buona alternativa per un piatto unico o un secondo, sì, ricco comunque. E comunque stiamo parlando di carne bianca perché il pollo, insomma, vero Elia? Sì. Il pollo è una carne che si lascia mangiare, insomma, volentieri. E volendo possiamo aggiungere anche dell'altro tartufo. A crudo così. A crudo, sì. Per dargli ancora, diciamo, di più quell'intensità, quel carattere di sapore forte. Giusto? Sì, giusto. Ecco qua. Allora, okay, posizionalo cortesemente e questa volta e mi ha anche stupito, però Michele Travaglini ci ha consigliato, tenute Marta Rosa, prego, di prendere, di abbinare appunto in questo caso un bianco. E Michele ci ha segnalato appunto, ci ha consigliato il fiano, che è questo ottimo bianco molto fruttato, molto, diciamo, va servito non freddissimo, freddo di frigorifero ma non freddissimo. Ed è un abbinamento perfetto. Perfetto, sì sì. Senti, che dire, ci auguriamo che chi ci ha seguito sia stato invogliato, gli è venuta voglia e a breve deciderà sì, di prepararsi a casa questi bocconcini. Bocconcini di pollo zafferano e tartufo nero macinato. Va bene, sì. Elia, devo dire che anche a me i profumi mi interessa provarlo, lo proverò anche. Va bene. Chiederò a mia moglie di prepararlo. Va bene. Va bene. Va grazie per essere stata con grazie noi. Grazie a te. Ci vediamo ancora, eh? Sì. È vero? Sicuramente, a sì, posto, sì. Va bene. Ciao, buon rientro. Ciao, grazie, ciao a grazie, tutti. Ciao a tutti. Domani è giovedì, un'altra puntata, stessa rete, stessa ora, In Cucina con lo Chef. Ciao, ciao. Ciao, saluta Elia. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa.